116 minuti per decidere, contando poi quelli che è andata un bel po' di più, quasi 200, anzi oltre i 200, per decidere chi arriverà in Serie A. E adesso qua c'è stata una brutta situazione perché c'è Caldirola a terra e proprio Caldirola l'ha presa col braccio e si è parlato un minuto fa di rigore. Il Pisa, ragazzi, che con Massimo, Sassarese, ragazzi, quindi mio compaesano, che la mette dentro, veramente qualcosa di assurdo. Massimo che riaccende le speranze. Sapete che io simpatizzo il Pisa, ormai penso l'abbiate capito, io simpatizzo il Pisa. Però purtroppo oggi, ragazzi, non ce la sta facendo e stavo giusto cercando in diretta la sciarpa del Pisa perché non la trovo, è incredibile. Ma comunque, Pisa Monza 4-3, ci vorrebbe due gol in questi 3 minuti che rimangono di tempi regolamentari, tempi supplementari più recupero. Ci vorrebbe quello per andare almeno ai rigori. Mamma mia, veramente incredibile ciò che stiamo vedendo. Comunque non sono scomparso, cioè mi sono preso un weekend di vacanze. Intanto qua c'è un cambio nelle formazioni del Monza, entra Paletta, quindi top player, ragazzi, l'ex Milan Paletta e forse Berlusconi, dopo aver fallito l'anno scorso e anche quest'anno sembrava stesse fallendo. Invece no, esce D'Alessandro che già era esploso col Bologna nel 2017 o 2016, adesso invece è veramente tornato ai suoi livelli qua. Non mi ricordo se lui è veramente il figlio di... Non so perché, ragazzi, ho avuto un flashback. Scusate, confuso D'Alessandro con Di Francesco, ma abbiate pazienza, sono le 11 e mezza. Le 11 che ore sono, quindi sono un po' rincoglionito. Ma adesso il Monza cerca di lanciarla il più in avanti possibile. Deve costruire adesso il Pisa, pallone in avanti e pedalare. Il Pisa che col 2-0 in 10 minuti neanche sembrava essere già un passo da là. E invece poi la ribalta è il Monza con un 2-1, un 2-1, il 2-2. E poi alla fine c'è stato il 3-2 nei minuti finali, nei secondi finali con Mastino, calcio di rigore. Non c'è ancora, va giù, ancora si gioca, quest'arbitro, ragazzi, non me la racconta giusta. Un'altra volta che c'era un calcio di rigore e non lo dà. Boh, ragazzi, boh, ma mai mi sarei aspettato un 4-3 delle quali. Il terzo e il quarto gol da parte del Monza e il terzo da parte del Pisa, infatti, anzi, anche il secondo da parte del Monza, sì, prima mi sono confuso. Veramente qualcosa di assurdo. È finita 3-2 ai supplementari, ai regolamentari, e poi alla fine 2 gol da parte del Monza che stanno portando per la prima volta il Monza di Berlusconi in Serie A. Si va a accertare l'arbitro, vediamo qua. E c'era il calcio di rigore. Adesso non si deve far fare 2 gol adesso il Monza. Questo è il loro unico obiettivo, non si devono far fare 2 gol. E bisogna perdere più tempo possibile. Sarebbe un qualcosa di eccezionale perché vi posso assicurare che per come si era messa la partita non avrei dato un euro ai giocatori del Parma, del Monza, un euro. 2 minuti di recupero. Spero, ragazzi, che il Pisa possa salire l'anno prossimo, nella prossima Serie B. Peccato, ragazzi, spero che l'anno prossimo scalgano Pisa, Cagliari e forse anche il Parma, oppure l'Ascoli, che mi sta molto simpatico. Spero che salgano. Il Pisa è da tanti anni che vive un purgatorio oggettivamente tra Serie B, Serie C anche in alcuni casi, ma adesso forse si poteva tornare a sorridere. Invece il Pisa Sporting Club purtroppo non sarà in Serie A con il 99,9%, però ragazzi, mai dire mai, perché siamo al 120esimo e 43 secondi, mettete che magari faccio un gol adesso e vanno a recuperare, poi si va ai supplementari, è un qualcosa di assurdo, ai rigori è un qualcosa di assurdo, però mai dire mai nel calcio. E adesso qua attacca ancora il Pisa. E ormai è fatta per il Monza. Ecco qua, recupera anche il pallone. Si fa sentire la stanchezza. Adesso qua avanza il Pisa, tutto scoperto. 3 contro 3, 3 contro 3. Il tiro adesso Mulato va anche meglio perché così si perde ancora più tempo.
E fuori gioco, e allora 121 e 20, l'ultima azione, una delle ultime azioni, qua c'è Berlusca ragazzi con sua moglie e Adriano Galliani, vabbè moglie, tanto ne ha avuto 5.400 Berlusca, quindi sappiamo che lui di mogli e di femmine, diciamo che se ne intenda anche abbastanza bene, va giù, non c'è niente ancora, incredibile. Incredibile, forse questo non c'era veramente, ma è incredibile. Almeno uno di questi tre negli ultimi 5 minuti, vediamo qua. Viene messo nettamente a terra. Viene nettamente messo a terra. 121,55. 6, 7, 8, 9, 122. È il Monza! Per la prima volta nella storia, dopo essere stato riportato da Berlusconi in Serie B. Dopo aver fatto acquisti anche presuntuosi con Balotelli, Adriano Galliani, Silvio Berlusconi, la coppia che ha fatto sognare il Milano del Milan. E allora il Monza è finalmente arrivato in Serie A. Un miracolo che sembrava sfumare all'ultimo, come era già successo la scorsa stagione, all'ultima giornata. Dovevano andare in Serie B in modo diretto, invece vennero scavalcati dalla Salernitana. Ce la potevamo fare perché la prima parte del campionato l'avevamo fatta super. Seconda anno, qui ad alti livelli. Secondo anno, Monza, secondo barra primo per tutta la stagione, viene superato sia da Pisa che da Cremonese, dalla Cremonese all'ultima giornata. E allora si va ai playoff, sconfiggo le avversarie e alla fine il Monza è in Serie A. Ci sarà tanto da fare, ragazzi. Qua c'è l'emozione da parte dell'allenatore del Monza, a cui vanno fatti tutti i complimenti a Stroppa. Ha portato questa squadra in Serie A, non era semplice. E allora, lo possiamo dire, finalmente ritroviamo Berlusconi in Serie A, finalmente una figura che mi sta a cuore. E allora ci vediamo.